Allora, Nadir è alto 1,70, 1,72 per essere precisi. È cattivo, porta un orecchino, si veste come un motociclista e... è africano? No, non è africano, è italiano. No, è nato in Africa, africano. Ma che c'entra? Io sono cinese e sono nato in Italia. No, tu sei italiano ma ti senti cinese, un'altra cosa. È la stessa cosa per Nadir. Lui è nato in Africa, è africano ma si sente italiano. Vedi che è africano? No, è italiano. Oh, e basta! Ma che è italiano, cinese, africano? È una persona! Che va fatto sto Rakim? Nadir. Jagir, che va fatto? Niente. Non c'è niente. Mi sa che questa non è acqua. Ma perché ce l'ha con voi? Davide sbava dietro a quella che gli piace. Young! Ah, adesso mi torna tutto. C'è un motivo per cui lo vuole menare, eh? Scusi, maestro, scusi se interrompo, ma quanto deve rimanere qui? Beh, è il tempo dell'addestramento. Non c'è proprio una regola. Diciamo che gli addestramenti nel Kung Fu possono variare dai 2 giorni fino ai 6 mesi. 6 mesi? Io come faccio 6 mesi con mia madre? Mettiamo subito in chiaro una cosa. Nel Kung Fu non esiste il concetto di tempo. Esiste solo l'energia. L'energia che viene da qualsiasi cosa, da un animale, da una persona, da un oggetto. Anche gli oggetti hanno energia. Sto divano, per esempio, è pieno di energia di persone che l'hanno posseduto. Reggi un attimo. Chi è? Oh. Ah, ti è. Senti che botta d'energia. Quando cominciamo? Presto, presto. Domani mattina all'alba? Beh, no, meno presto. Pomeriggio, tardo pomeriggio. Prima serata, meglio.